Napoli, top 4 almeno. Ed eccoci qua, quindi Hanno cominciato. prontissimi. Di nuovo su Battlefield, ci sta. Ci sta, ci sta. In questo momento mi piacerebbe avere la mod che fa ruotare tutte le canzoni del gioco, perché mi sta facendo un po' impazzire. Però ci sta. Vabbè. Almeno non è Dreamland, mettiamola così. Esatto. Poi ormai giocatori di vecchia data come me e altri abbiamo i PTSD i vari tornei dove Sì, si sì. A dormiva in sala e la gente non andava a dormire ma rimaneva a giocare, quindi giocare. sentivi sclicchare e Dreamland tutta la notte. A me E fa quella troppo tipo. ridere sta cosa di Mamma mia. Dreamland che in una venue con mille setup dove tutti giocano su stage diversi ce n'è uno su Dreamland e senti quello. È incredibile sta cosa. È vero, porca miseria. Dal fondo della stanza. Sì, qualcuno sta giocando su Dreamland, appena entri in venue, non lo vedi, ma lo senti. Sì. Ok, questa pair porta a casa lo stock di pareggio. Sì. Frattempo Gappi, un minimo di vantaggio. Bravissimo. Gappi ha atteso. Get up di Efisio, tac. C'è un codice per abbassare il volume di Dreamland. Sto male. Codice di Cadano, mamma mia, che spettacolo. Non la sapevo sta cosa, assurdo. Mamma mia, bellissimo. Ok, scende, Bravo. bravissimo. Molto bene. Bello. Pericoloso, però ci stava. Ottimo, ottimo. Allora, io ti chiedo un favore. Ti lascio da solo con il setup. Devo andare a Ok. prendere qualcosa da mangiare che io non ho nemmeno fatto colazione e pranzo, quindi sto Carico. morendo. Anche io sono stomaco vuoto completamente. Arrivo subito. Hai in Carico. mano lo stream. Non Ho in farmi mano lo bannare. stream. Ho in mano lo stream di Loci. Allora, cosa posso dire per farlo bannare? Oddio. Oh, mamma mia. Intanto vediamo comunque situazioni di pseudo parità. Qui abbiamo Efisio che un pochino più di percentuale rispetto a Gappi, però siamo lì, basta veramente poco in questi casi. Forse qua un po' sbagliato con buttare fuori quello Shine, Gappi ne approfitta, parte un Punish, un Neutral Air copre bene la recovery, bella tech, bellissima. E vediamo se riesce. Bravo, bravo. Fisio è andato per il bordino, per la ledge, ma Gappi ha coperto bene, ha coperto molto bene, bravo Gappi. Vediamo un po' di grab. Fisio sceglie sempre la stessa direzione per la rotolata, purtroppo. Gappi legge bene e continua questo punish. Fisio non trova spazio per il suo gioco. Adesso riesce a piazzare una grab che si trasforma in un up air e un bear che forse viene convertito. No, non riesce. Accidenti, poteva rimanere appeso, copriva la ledge. Peccato, è stata un'occasione. Adesso forse Gappi riprende un po' in mano la situazione e magari riesce anche a portarsi a casa questo primo match. Sta giocando bene entrambi, eh. Forse vedo Gappi un pochino meglio, al di là del risultato degli stock al momento. Ho visto comunque Gappi muoversi un pochino meglio rispetto a Efisio. Efisio però ha trovato gli spazi, quei pochi spazi che Gappi gli ha lasciato, infatti qua chiude. Bravo Gappi. Quei pochi spazi che gli sono stati lasciati ha provato a sfruttarli. E è andato bene. Vediamo se col prossimo match riesce a girare la situazione. Io non posso cambiare le cam, quindi ci spareremo Waiting for Game finché non torna Loci, ma lo sento nella distanza che fa cose. Quindi starà arrivando, penso. Intanto ricominciano. Ritornano su Battlefield. Ci sta, una buona scelta per Efisio. Gappi che continua il suo gioco di spacing, cerca di mantenere comunque Fox alla distanza giusta, non troppo lontano, non troppo vicino, per giugglarlo. Mentre Efisio cerca di avvicinarsi sempre di più, stare close a Gappi, non permettergli di fare nulla, però gli spazi che trova Gappi sono più importanti, diciamo, e riesce a chiudere meglio, mettere all'angolo
e fisio. Accidenti, peccato. Bella recovery, bell'angolo, peccato. In questo caso, vabbè, un trade necessario per Guppy per chiudere la prima stock di questo secondo match. Ricordiamo, siamo in loser quarter final. Il vincitore giocherà in loser semifinal contro Fumo, che abbiamo visto giocare prima. E Fumo che ha giocato benissimo, quindi sono davvero curioso se finiremo per avere un Fox Ditto oppure un altro classico come questo, Mart Fox. Eccomi. La vedremo. Eccoti. Ci siamo. Chi ha vinto il primo match? Ci siamo. Allora, il primo match se l'è portato a casa Guppy, chiudendo con un buon forward smash. E in generale si stanno muovendo entrambi bene, devo dire. Però Guppy sembra avere un pochino un certo vantaggio. Forse ha un po' l'esperienza dalla sua. Ok. Si vede. Comunque, appunto, senza nulla togliere ai fisio, perché sta giocando bene. I pochi spazi che Guppy gli lascia riesce bene o male a sfruttarli. Quindi comunque stanno giocando bene entrambi. Ottimo. Bene, bene. Appunto, fisio ha deciso di tornare qua nel secondo match di questo set su Battlefield. Ci sta come scelta, una buona scelta. Magari mi aspettavo un Dreamland forse a questo punto. Però dipende molto come si sente poi ogni giocatore alla fine. Perdonami, ma devo risponderti a monosillabi perché sto mangiando. Dai, vai tra, mangia. Bene, dalla chat mi chiedono di dedicare un Forza Napoli, quindi con tutto il mio cuore Forza Napoli, dedicato agli amici di Napoli. Forza Napoli. Forza Napoli. Accidenti, mi sono girato un attimo a leggere la chat e vedo che Efisio intanto ha perso uno stock e Guppy è un vantaggio incredibile. Mm-hmm. Vediamo un po', vediamo un po'. Comunque mi hai messo fame, accidenti. Ti diamo il cambio dopo. dai, no, nel senso, mi sa che prenderò un attimino giusto per riempirmi il bicchiere d'acqua, perché sono secco, però mangerò più tardi. Bravo Guppy, accidenti, tre stock, così, pulito. Wow. Tac. Spettacolo. Tanta roba, bravo Guppy. Tanta roba per Guppy, sì. Beh, qua è appunto l'esperienza e... Ha fatto molto. Fisio poi comunque... Ottimo giocatore, ma Guppy lo vedo più sul pezzo, oggi, almeno. Ha sicuramente giocato con più Fox Guppy che con più Mart Ion. Esatto. Anche quello fa molto, l'esperienza del matchup in sé, oltre all'esperienza proprio di gioco, ecco, banalmente. Esatto. Fa molto. Va bene, quindi... E decide di tornare. Potrebbe essere un 3-0. Non sarebbe il primo, perché abbiamo visto Smarted Fumo e Bura Solid. Mm-hmm. Però potrebbe arrivare il terzo. Vediamo. Speriamo di no. Speriamo che Ion ci tiri fuori una risposta a questo Mart. E guarda... Peccato. Posso dire che non sarebbe cambiato nulla, perché da lì counter, poi il fair, esatto, poi vabbè. Era abbastanza... La flowchart era già definita, sì, diciamo. Sì, era scalcomatto. È stato battlefieldato dalla sua stessa scelta di tornare qua. Accidenti. Che peccato. Come diceva Fumo in chat, vai su Dreamland, ti prego, Yoshi, non Battlefield. E invece, sordo alle richieste della chat e Fisio... Niente. Decide nonostante tutto di tornare su Battlefield. Però risponde. Ha risposto. Ok, allora abbiamo quindi mi stai dicendo che sono stati tre match in totale su Battlefield? Yes. Wow. Ok. Questa è la prima volta che succede. Molto interessante. Ok. Una scelta particolare. Anche perché non è proprio la scelta ottimale, io direi. Sì. Per Fox, però, insomma, come diciamo prima, uno come se la sente, ecco. No, esatto. Così come nel mondo c'è gente che va su Dreamland, no, su Fountain of Dreams con Capitan Falcon, ci può stare che... Esatto. Il mondo è bello perché è Wario. Esatto. Ottimo. Oh, bravo. Sto Deir a intercettare proprio Combo Breaker. Bravo. È stato bello, esatto. Interrotto, detto, ma basta. Stati fermo, giù, pam. In mezzo, a mezzo ai segni delle stompate di Capitan Falcon di prima. Esatto. Buttato sulla platform.
Oddio. Situazione di parità comunque, abbastanza equilibrata qua. Adesso Fisio capitalizza con un reverse back air. Lo dico? Però F smash. F smash. Sta arrivando. Arriverà. Sta arrivando. Sente, nell'aria. È qui, è qui. È qui con noi. Adesso arrivo. Eccolo lì. Vabbè. Bene. Ormai. Molto bene. Decide di riaprire anche questo stock con l'F Smash, asserta la dominanza. Mamma mia, arrogantissimo. Ah, ok. Non serve credo... a niente, ma lo faccio. Esatto. Credo facesse up throw in quella situazione, invece ha deciso di fare down throw. Eccoci qua, infatti. Qua invece mi aspettavo l'up tilt. Strano, strano. Esatto. Si è scliccato lì la rotola. Ci sta, ci sta. Bravo. Sono. Ormai sono ben 2 ore che stiamo giocando a Melee, quindi. Porca miseria. Ci sta. Molto bene. Ah, è troppo lontano. Non ha le gambe di Mart Fox, quindi non ci arriva. Meno male, mi verrebbe anche da dire. Bella tech. Esatto. Sarebbe un incubo. Ti immagini? Deve essere bruttissimo, tipo, veramente brutto. Sarebbe avere un incubo da giocare con tipo un. Una per che però ha un range pazzesco. Sì, sì, veramente osceno. Già hai rotto sto personaggio. Ecco il tipper che cercavamo. E siamo all'ultima stock. Yes, potenzialmente Iron ci può salutare dopo questo stock. Esatto. Vediamo un po'. Intanto Gappi, molto sulle sue in questo momento. Appena lo dico, approccia di Dare. Esatto. Arrogante. Bam, anche lì. Che cosa hai detto? Oddio! Bello, bravo, incredibile, inaspettato. Ha trovato quello spazio e ci ha piazzato uno smescino. Bravo, bello. Grande, grande, bello. Complimenti comunque anche a Fisio. Giocato comunque bene. Yes, si è. Ma. Si è giocata molto bene in questa top 8. Perché, ragazzi, ricordiamo che comunque, cioè, fare top 8 già è un bellissimo risultato. Poi, tra l'altro, con questo è arrivato a pari merito quinto. Praticamente. Quindi, tanta roba, tanta ci roba. Sa,